Le associazioni ricorsive sono quelle dove abbiamo un'unica entità e un'unica associazione. Quindi l'entità gioca due ruoli diversi. Quindi è un'associazione tra un'entità e se stessa. Per esempio, qui abbiamo il prodotto e l'associazione composto da. Com'è che va letta questa associazione? Quando c'è un'associazione ricorsiva anche in UML, è necessario andare a specificare i ruoli in modo tale da poter interpretare correttamente. Per esempio, io adesso mi sposto da prodotto a prodotto in senso orario, quindi così, ok? E se mi sposto in questo modo, devo interpretare il tutto in questa maniera. Dato un prodotto componente, ecco perché serve il ruolo, quindi dato un componente, questo contribuisce alla realizzazione di 0n composti. Dato un composto, questo è costituito da 0n componenti. Quindi questi ruoli mi permettono di leggere la relazione, che altrimenti sarebbe difficile da interpretare. Ora, come la posso immaginare questa entità e associazione? La posso spezzare in due parti per capirla meglio. Così, guardate. Poi tenete conto che composto e componente sono la stessa cosa. Ok? Sono la stessa entità. Io però adesso la rappresento come se fossero due distinte. Però vedete che gli attributi sono sempre quelli. Ecco, l'associazione si può leggere di nuovo come il composto è costituito da 0n componenti, mentre il componente fa parte di 0n composti. Ok? Ora andiamo a tradurla come se fosse un'associazione molti a molti. Ah, perché è un'associazione molti a molti, opzionale, vado a tradurla con l'aggiunta della tabella composto da. Quindi composto, codice nome costo, componente, codice nome costo, poi scrivo composto da e vado a mettere la chiave costituita dal codice del composto, dal codice del componente e poi la quantità. Ora però, se osserviamo che composto e componente in realtà sono la stessa entità prodotto, io adesso unifico composto e componente e lo chiamo prodotto. Quindi la traduzione di un'associazione riflessiva consiste nell'andare a creare una entità, una, scusate, tabella in più, mettendo come chiave primaria di questa tabella la chiave primaria dell'entità, quindi il codice del prodotto, però duplicato due volte, perché una volta compare come codice del composto, una volta compare come codice del componente. Come la traducete un'associazione molti a molti? Creando la tabella figlio. Quindi qui invece di persona ho genitore e figlio. E poi creo la tabella figlio di. La chiave primaria è costituita da chiave di figli e chiave di genitore. Questa è chiave esterna. Bene, però io sono andata a spezzare persona in due, genitore e figlio. Adesso li rimetto insieme, no? Perché sono un'unica entità in realtà. Quindi il risultato è avere persona e questa associazione qua. Questa è la traduzione. In questo modo, quando io prendo questo dato, io so chi è il figlio e so chi è il genitore. Con l'ID del figlio vado a prendere lo stesso valore qui e trovo il nome e cognome del figlio. Con l'ID del genitore vado sempre qui e prendo l'ID, il nome e cognome del genitore. Sono sempre persona. Quindi qua avrò diverse persone, non lo so, ID1, il nome AA, il cognome AA, poi 2.
BB e cognome BB e così via. Non so se sono figli o genitori, perché di fatto è la relazione che mi dice se sono figli o genitori. Quindi poi qui avrò che il figlio, per esempio, se voglio indicare che A è figlio di B, avrò in questa tabella l'ID del figlio A1 e l'ID del figlio che, scusate, l'ID del figlio A e il genitore che è B, che ha l'ID 2. Ecco, 1, 2 mi fa la coppia, figlio, padre.